Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscoli a Vita. Nel video di oggi volevo parlarvi di come mantenere la massa muscolare quando entrate in un periodo di dieta o di definizione o di restrizione calorica. Come sapete sta arrivando l'estate, quindi penso che parecchi tra noi vorranno essere più definiti per l'estate per portare un fisico più asciutto in spiaggia. Per fare questo dobbiamo diminuire le calorie che consumiamo. Spesso se prima stavamo in fase di mantenimento o in fase di surplus calorico, in cui stavamo dando più energia di quanto ne richiede il nostro corpo proprio per costruire la massa muscolare, se vogliamo bruciare i grassi siamo in restrizione calorica. Cosa succede quando noi entriamo in questa fase di dieta, di deficit calorico? Che ovviamente è più facile perdere anche massa muscolare che abbiamo acquisito durante la fase precedente. Non sempre riusciamo a mantenere tutta la massa muscolare, infatti dall'inizio di un cut alla fine di un periodo di definizione molto probabilmente avrete perso almeno qualcosina di massa muscolare. Però in questo video vi spiego due o tre metodi principali in modo da evitare o comunque minimizzare la massa muscolare che perdete. Prima cosa, la più importante, è fate una restrizione calorica più a lungo termine e meno aggressiva. È stato dimostrato volta in volta con della ricerca scientifica che se voi prendete una fase di definizione, invece di farla aggressiva in 4 settimane, la fate durare più a lungo termine, quindi magari 8-12 settimane, però il deficit giornaliero è minore, riuscite a mantenere più forza e riuscite a mantenere più massa muscolare. Quindi quello è il primo consiglio. Se voi avete tempo, iniziate subito, iniziate, fate una fase lenta, che è stato dimostrato dalla ricerca scientifica che riuscite a mantenere più massa muscolare. Questo è il primo consiglio. Secondo consiglio, dovrete consumare sufficiente proteine, una cosa importantissima. Tanta gente perde forza e quindi perde massa muscolare perché non mangia adeguate proteine. Mentre in surplus calorico state mangiando tanti carboidrati, quindi comunque avete delle riserve di energia, state mangiando carboidrati, state mangiando i grassi, i carboidrati hanno un effetto protein sparing, quindi effettivamente abbiamo bisogno di meno proteine. Quando andate in definizione, dato che i carboidrati, i grassi e le calorie totali sono basse, dobbiamo aumentare il livello di proteine che consumiamo. Una raccomandazione è, quando sei in periodo di definizione, almeno consumare tra le 2,3 e i 3 grammi per chilo corporeo di proteine al giorno. Questo raccomandato da Dr. Eric Helms. Quindi quella è una cosa importantissima, provate a mantenere o addirittura aumentare le proteine che ingerite ogni giorno. Terzo tip importantissimo, un sacco di voi cambiano scheda, pensate che ci sta una scheda di definizione e una scheda per la massa muscolare, per il periodo di massa, e in realtà questo è lo sbaglio più grosso, anch'io l'ho fatto tanto tempo fa in passato. Sapete, quando cambiate scheda, prima facevate una scheda per massa, poi dovete fare definizione, riducete i tempi di recupero, aumentate le ripetizioni, fate questi circuiti che alla fine usciti sudatissimi, ma avete purtroppo diminuito lo stimolo sul muscolo e questo rischia che perdete la massa muscolare che avete messo in precedenza. Quindi, cosa consiglio io? Mantenere la scheda che usavate nel periodo di massa, la mantenete anche nel periodo di definizione e provate a mantenere i volumi e a mantenere i carichi il più possibile. Pensateci, se voi riuscite a mantenere i carichi anche quando state in definizione, anche quando state restringendo le calorie, se i carichi mantengono, i muscoli che sono usati per sollevare i carichi, vuol dire che sono rimasti uguali. Quindi in periodo di definizione dovete come minimo provare a mantenere i carichi, se riuscite ad aumentarli è ottimo, vuol dire che invece magari addirittura riuscendo a mantenere, forse anche a aumentare un pochino la massa muscolare. Quindi quello è il mio terzo consiglio importantissimo: non esistono schede di massa, schede di definizione, la cosa importante è non stravolgere tutto, che sennò non sapete più qual era il vostro punto di partenza. Mantenete stessa scheda, scrivetevi giù i carichi, i volumi che fate e provate a farlo. Questi sono i tre consigli più importanti per mantenere la massa muscolare. Sono facili, lo potete fare subito. Penso di finire qua il video perché non c'è nient'altro. Se state ancora qua vi ringrazio tantissimo e anche vi chiedo, se volete vedere motivazione, allenamento, dieta giornalmente, di seguirmi sul mio Instagram, che siamo in tantissimi qua su YouTube, ma su Instagram ancora non so perché siamo meno della metà. Comunque, se volete andarmi a seguire là, mi fate un sacco piacere. Detto questo, finisco qua il video, torno a studiare, ci vediamo nel prossimo. Ciao!